Buonasera a tutti, ci troviamo nella prestigiosa sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale qui a Genova. Io sono Ivan Gualco, sono responsabile della società di psicoterapia comparata della sede di Genova. SPC ha tre sedi, una a Firenze, una a Cagliari e una a Genova si occupa di formazione e dal 2004 SPC di Genova realizza un corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia che è rivolto a medici e psicologi. Eh, sono molto contento di introdurre questa serata in un luogo intenso, magnifico e prestigioso, quale è Palazzo Ducale che ci sta ospitando e che ringrazio davvero tanto. Eh, la serata è dedicata alla presentazione del nuovo libro di Vittorio Lingiardi, Al cinema con lo psicanalista, che verrà condotta da Mauro Manica. Prima di introdurre un pochino più nello specifico i relatori, vorrei dire due parole sul tema. Dicevo prima appunto che sono molto grato per questa iniziativa e per questo nuovo libro di Vittorio sul cinema. Perché non solo ci parla di film della potenza narrativa della pellicola, delle storie raccontate, ma soprattutto perché ci rinnova l'amore per le sale cinematografiche che in questo momento storico stanno soffrendo per la pandemia, un po' come questa sala che in questo momento è chiusa al pubblico e che per fortuna c'è il pubblico virtuale. Un concetto che mi è particolarmente piaciuto di questo libro è che il cinema è una stanza con due ingressi. I racconti entrano nella vita dello spettatore e la vita dello spettatore entra nei racconti. Poi, eh, dopo Vittorio e Mauro ce ne parleranno di più. Ed è quello che succede nel nostro lavoro di terapeuti, dove c'è una mente che incontra una storia e che in questo incontro non è la più la stessa, e viceversa. Pensavo a tutti i più recenti studi neuroscientifici sui neuroni specchio che dimostrano quanto sia significativo il coinvolgimento corporeo dello spettatore e dei sistemi empatici che prendono vita con i protagonisti e le vicende nei film. E infine sono grato a questo nuovo libro perché come istituzione che rappresento, come scuola di specializzazione che prepara il mestiere di psicoterapeuta, tutto ciò che riporta al mondo emozionale è l'infa preziosa e vitale. Insieme ovviamente alla teoria che sostanzia il percorso di apprendimento, al bagaglio culturale che ciascuno di noi deve possedere per fare questo lavoro. Spesso quindi noi utilizziamo i film con gli allievi, ma non per analizzare o interpretarne il contenuto, ma per provare a lavorare in gruppo sul vissuto emotivo scaturito dalla visione. E talvolta il risultato è davvero interessante perché si assiste alla creazione di una nuova storia personale mediata dal gruppo e mediata dall'incontro con, con quella vista nel film. Ma adesso lascerei la parola ai nostri ospiti, Mauro Manica e Vittorio Lingiardi, che vi presento. Mauro Manica, psichiatra e psicanalista e membro ordinario della spia dell'IPA, nella spia funzioni di training. Ha pubblicato diversi libri, tra i quali Terrore, scritti psicoanalitici della psicosi, Psicanalisi del traumatico, Sogno di associazione e linguaggio dell'affettività. Fairful Symmetry, Spaventose Simmetrie. È stato redattore della rivista di psicanalisi. Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma, dove dal 2006 al 2013 ha diretto la scuola di specializzazione in psicologia clinica. Collabora con la Repubblica al venerdì di Repubblica l'inserto culturale Domenica del, 20, del Sole 24 Ore. Negli ultimi anni ha pubblicato Manscape, Psiche e Paesaggio, Diagnosi e Destino, Io tu noi vivere con se stessi, l'altro, gli altri. E, come ultimo, al cinema con lo psicanalista, che è il suo ultimo libro. Beh... Innanzitutto ringrazio anch'io la Fondazione di Palazzo Ducale eh, per aver messo a disposizione questa bellissima scenografia. Ringrazio la Scuola di Psicoterapia Comparata e ringrazio Vittorio Lingiardi per aver accettato che eh, presentassi questo suo ultimo bel libro. Eh, vi proporrò delle suggestioni eh, perché non è un libro commentabile eh, secondo de dei criteri tradizionali e, e comuni. Eh, spero di coinvolgervi in queste suggestioni. Siete mai stati al cinema oppure a una mostra con uno psicoanalista? È un'esperienza che da psicoanalista non so se vi consiglierei. Ricordo che alcuni anni fa... In occasione di un convegno internazionale, mi ero trovato a visitare in compagnia di un esimio collega un'esposizione dedicata all'opera pittorica di William Turner. Come ci si sarebbe potuto attendere, avevamo prima attraversato scenografie di paesaggi soffusi e piedi di luce, poi erano arrivate le immagini di velieri percossi da mare in tempesta, e in particolare, a Prodo nella Tempesta del 1801 e la nave negriera del 1840. Erano dipinti indubbiamente impressionanti per i temi a cui accennavano, la fragilità umana, la forza selvaggia della natura, la tragedia della schiavitù. Non si poteva non esserne toccati, anzi in qualche modo scossi. Mentre li osservavo in silenzio, una domanda dell'esimio collega mi aveva risvegliato. E sottratto al rapimento. Che cosa ne pensi, mi aveva chiesto. Mi sembrano esprimere una simbologia chiarissima. Preso alla sprovvista, e ancora affascinato dalla magia delle ombre e dei colori, aveva abbozzato: Non saprei. Sento la turbolenza di una disperata spinta a esistere, nonostante tutto, la fragilità, la resilienza, esseri umani alle prese con la violenza delle emozioni. Il veliero vacilla ma resiste. Oppure è la natura stessa a opporsi alla schiavitù. Al che l'esimio collega mi aveva ripreso senza indugi. Ma no, no, è chiarissimo, non vedi? Sono trialberi, sono triangolazioni. Non vedi l'Edipo, il bambino assalito dalla colpa per i suoi desideri incestuosi inaccettabili? Lo confesso, no, non ero riuscito a vedere l'Edipo trialberi, triangolazioni, onde di burrasca, foriere di colpe edipiche. No, qualcosa dentro di me si era opposto. Poi era arrivato un pensiero sorridente, mi era apparsa la smorfia napoletana, 77 le gambe delle donne, ma perché 77 deve essere sempre le gambe delle donne? E perché 3 deve essere sempre l'Edipo? Forse anche il, il vecchio maestro sarebbe stato scosso da un fremito nell'aldilà. Lui che aveva detto che la dottrina delle pulsioni è la nostra mitologia e che le pulsioni sono entità mitiche, grandiose nella loro indeterminatezza. Così avevo pensato a William Turner, il pittore della luce, del non finito, un meraviglioso interprete di quella poetica del sublime teorizzata da Edmund Burke. L'aspetto del bene ha sempre in sé qualcosa di sublime, ha detto lo psichiatra e filosofo Minkowski. Ma il sublime è anche un sentimento che ha in sé la vertigine del paradosso, è ascendente lungo la verticalità obliqua dell'imis, rimanendo però, come dice Remo Bodei, sempre sotto, sub, la soglia più alta, sub, limen. È una categoria estetica, è qualcosa che permette di guardare oltre, ma senza che quell'oltre sia valicabile dai limiti umani. E forse, come i dipinti di Turner anche il cinema ha a che fare con il sublime. Forse questo libro di Vittorio Lingiardi, nell'apparente delicatezza delle sue vignette cinematografiche, ha a che fare con il sublime, non solo con il bello. E come diceva Schopenhauer, riguarda semplicemente il piacere provato guardando un oggetto piacevole. Lingiardi sembra esplorare il sublime, qualcosa che ha a che fare con il piacere che si prova osservando la potenza o la vastità di un oggetto che potrebbe anche turbare chi lo contempla. In questi cammei cinematografici, frammenti della rubrica Psaico, che ha pubblicato e continua a pubblicare sul quotidiano della la, la Repubblica, Vittorio sembra occuparsi di fin comuni e di fin da cinefili, ma ci confronta anche con qualcosa di ben diverso e ben più profondo qualcosa che rimanda alla bellezza tremenda degli angeli rilchiani, all'esaltazione che illumina il, le notti oscure dell'anima, descritte ad esempio da Giovanni della Croce, all'immensità in cui dolcemente naufraga il pensiero leopardiano dinanzi all'infinito, all'estasi inesausta e incandescente di cui ci ha detto ad esempio Maria Maddalena dei Pazzi, in una prospettiva più psicoanalitica. Giuseppe Civitarese, ci è vietato a considerare come il sublime possa divenire un paradigma estetico, costituendosi ad esempio come l'organizzatore teoretico fondamentale del pensiero di Bion. Non possiamo allora non pensare a Donald Meltzer, un altro grande psicoanalista, che attraverso il concetto di conflitto estetico ci ha indicato come i percorsi di soggettivazione e l'inserimento del piccolo duomo in un mondo di valori non possa prescindere dalle interazioni primarie e dalla difficile comprensione della bellezza. In effetti l'emozione del sublime potrebbe anche consistere nella giusta distanza che il soggetto riesce a stabilire tra sé e l'oggetto affascinante e spaventoso. Al principio c'era l'oggetto estetico, scrive Meltzer, e l'oggetto estetico era il seno e il seno era il mondo. Con quale mondo o con quale seno ci confronta allora il cinema? In quali mondi ci porta Vittorio Lingiardi? Scusatemi se mi sono dilangato sul sublime e sulla questione del conflitto estetico, ma di questo ci parlano i quadri di Turner e mi sembra ci parli anche il libro di Lingiardi. In più, penso che Turner sia stato uno un pittore proto-cinematografico, i suoi acquarelli sono scenografie cinematografiche che hanno anticipato di quasi un secolo la scoperta dei fratelli Lumière. E come i dipinti di Turner, mi sembra che anche il cinema abbia a che fare con il sublime, con l'etica e con l'estetica. E potremmo pensare che gran parte di quella psicoanalisi che si è accostata al cinema per svelarne i conflitti inconsci e latenti, così come quel cinema, che ha scimmiottato una certa psicoanalisi per metterne in scena le liturgie, potessero soffrire di un conflitto estetico che ostacolava l'accesso alla bellezza di queste due forme d'arte. E del sublime del cinema e del sublime della psicoanalisi, di sguardi che posso aprire al mondo e permettere di vederlo con un senso di meraviglia, mi sembra dica questo bel libro di Vittorio Lingiardi. Al cinema, con lo psicoanalista e al cinema, visitandone le intime stanze, le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese. Allora, a dispetto di quanto detto prima, con Lingiardi, al cinema io vi consiglierei di andare. Vi suggerirei di lasciarvi accompagnare nelle sue stanze cinematografiche per abitarle e per ricreare le vostre, simili ma anche nuove e diverse, Vi inviterei ad andare perché Vittorio Lingiardi è uno psicoanalista, è un professore di psicologia dinamica, ma è anche un poeta, e dei poeti, degli artisti, non dobbiamo diffilare. In uno dei suoi ultimi seminari, il Seminario di Parigi, tenuto il 10 luglio del 1978 su invito di Resnick, Credo che Bion ci abbia trasmesso l'eredità più vitale e più creativa del suo pensiero psicoanalitico. Direi: ascoltare con gli occhi, parlare con i colori. È vero, come ci hanno recentemente suggerito Ferre e Civitarese, nel cuore dell'esperienza analitica, la questione essenziale riguarda la possibilità di trasformare le emozioni invisibili. In emozioni che si possono dipingere, odorare, gustare, toccare. E Bion, nel seminario di Parigi, si era spinto ancora oltre e penso sia molto utile ascoltarlo. Non si possono mettere da parte, diceva, le congetture immaginative sulla base del fatto che non sono scientifiche. Potreste allo stesso modo buttare via il seme di una pianta con la motivazione che non si tratta né di una quercia né di un giglio, ma solo di un pezzo di spazzatura. Io suggerisco che varrebbe la pena di considerare la vostra stanza di consultazione come il vostro atelier, come la vostra bottega d'artista. Che genere di artista siete? Siete un vasaio, un pittore, un musicista, uno scrittore, un poeta come Lingiardi? Secondo la mia esperienza, numerosissimi analisti, diceva Bion, non sanno realmente che tipo di artisti sono. Al che Resnik era intervenuto domandando, e se non sono artisti? La replica di Bion non aveva concesso alcun margine. Allora hanno sbagliato mestiere. Non so quale sia il mestiere giusto, perché anche se non si fosse psicoanalisti, si dovrebbe comunque essere artisti nella vita. Ecco, in questo senso, Vittorio Lingiardi è un artista, sia che faccia lo psicoanalista, sia che faccia il poeta, e allora non va al cinema per analizzare i film stendendosi sul suo lettino. Ma al contrario, come ci dice, dopo aver visto un film mi sento più analizzato che analista. La mia poltrona, per una volta, non è dietro per interpretare, ma davanti per partecipare. Allora. Come ha meravigliosamente colto Natalia Aspesi nella prefazione al Libro di Vittorio, dice, Lingiardi si affaccia ai film in un altro modo, un modo tutto suo che si è inventato lui, ne ausculta il cuore, ne interroga le ombre, le accoglie con gentilezza e premura, non soltanto con le armi dello studioso, perché a suggerirgli le parole sono i suoi sentimenti, quel moto d'amore che si confronta. Con il rigore professionale. E così. Siamo visti, è così. Siamo visti come ci vede lo schermo visto da qualcun altro, e questo non significa che ogni atto della nostra soggettività sia illusorio, ma dice che in ogni atto della nostra soggettività siamo entangled, siamo allacciati, ce lo spiega la fisica quantistica. Lo aveva intuito la filosofia usserliana Il soggetto si compie in una matrice intersoggettiva, nasce da quell'intersoggetto che la biologia incarna nello spazio intervilloso placentare. Lì madre e feto sono in uno stato di entanglement, sono allacciati, e l'inconscio materno incomincia a creare l'inconscio del suo piccolo, crea quello schermo cinematografico primario che renderà visibili, immaginabili, sperimentabili e sognabili esperienze emotive che altrimenti sarebbero rese intollerabili dall'immanenza traumatica della loro realtà reale. È molto probabilmente vero quanto afferma prospero Shakespeare alla fine della tempesta. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e la nostra breve vita è circondata di un sonno. È trasformando in sogno. Che la psicoanalisi cura, è inconsciando, come diceva Bion, è nel sognare insieme di paziente analista che può essere ricomposta quella matrice intersoggettiva placentare della mente che il trauma aveva originariamente infranto e lacerato. E nel suo bel libro, Lingiardi cita un grande regista di sogni, qual è stato Ingmar Berman. Quando il film non è un documento, diceva Berman, è un sogno. Per questo Tarkovsky è il più grande di tutti. Forse per questo preferisco Solaris a 2001 Odissea nello spazio. Lui si muove con assoluta sicurezza nello spazio dei sogni. Lui non spiega, e del resto cosa dovrebbe spiegare? Per tutta la mia vita ho bussato alla porta di quegli spazi in cui lui si muove con grande sicurezza solo qualche volta sono riuscito a intrufolarmi dentro film come sogno, sempre Bernan, film come musica, nessuna altra arte come il cinema va direttamente ai nostri sentimenti, allo spazio crepuscolare nel profondo della nostra anima, sfiorando soltanto la nostra coscienza diurna, un nulla del nostro nervo ottico, uno shock, 24 quadratini illuminati al secondo e tra di essi il buio e qualsiasi forma d'arte, direi, come il cinema, come la psicoanalisi, che riesca ad andare direttamente ai sentimenti, allo spazio crepuscolare nel profondo della nostra anima, sfiorando soltanto la nostra coscienza diurna, perché trasforma in sogno, è un'arte che cura, è l'arte di guarire. Penso allora a un bellissimo libro di Ronald Lang. Uno dei padri dell'antipsichiatria. l'io diviso e non posso non ricordare e non condividere con voi e con Lingiardi il caso di Maria. Vi chiedo ancora un po' di pazienza perché vorrei leggervelo. Maria, una ragazza di vent'anni, aveva frequentato l'università per un anno senza superare nessun esame. Arrivava sempre diversi giorni prima. O diversi due giorni dopo la data fissata per l'esame, oppure quando arrivava per caso trovava l'esame in corso e non, si decide, e non si decideva di rispondere alle domande. Mi ero accordato con lei per vederla due volte alla settimana, ma era impossibile dire quando sarebbe arrivata. Dire che non era puntuale non significava niente. L'orario della visita era un punto che non serviva molto a orientarla. Si presentava il sabato mattina per il colloquio del giovedì pomeriggio. Oppure telefonava alle 5 per dirmi che si era svegliata allora. Una volta mancò cinque appuntamenti consecutivi senza avvertire. Arrivò puntualmente al sesto e, senza dare spiegazioni, continuè, continuò dal punto dove eravamo rimasti l'ultima volta. Era un tipo evanescente, pallida e sottile. Con capelli lunghi, sempre spettinati, vestiva in maniera strana, su se stessa era straordinariamente elusiva e reticente. Per quanto fu in grado di sapere, nessuna delle numerose persone con le quali aveva qualche contatto seppe mai come vivesse. Abitava fuori città. Era figlia unica, camminava svelta e silenziosa come in punta di piedi. Il linguaggio era piano e distinto ma senza forza, lontano, remoto, mi trattava con indifferenza apparente, non nascondendo che mi considerava tale e quale come una delle sue tante conoscenze casuali. Tuttavia, una volta mi disse che io ero una persona piacevole, ma che la mia natura era malvagia e poco pulita. Si sentiva così indifferente che una volta mi disse che non riusciva a capire come mai facesse tanta strada per venire a trovarmi. Si poteva pensare che le prospettive di questo caso fossero molto brutte. Il quadro che presentava era chiaramente un quadro clinico di schizofrenia simplex. Un giorno, tuttavia, arrivò puntuale e completamente trasformata. Per la prima volta da quando la conoscevo era vestita con una certa cura e non aveva quello strano aspetto. C'era questa volta, senza dubbio, della vita nei suoi movimenti e nella sua espressione. Cominciò la seduta dicendo che aveva capito di essersi tagliata fuori da qualunque relazione reale con gli altri. Era chiaro che era successo qualcosa di decisivo. Secondo lei, e non vedo ragione di dubitarne, il cambiamento era dovuto a un film che era andata a vedere e rivedere tutti i giorni per una settimana intera. Si trattava di un film italiano intitolato La Strada. È la storia, dice Lang, di un uomo e una ragazza. L'uomo è un artista girovago che viaggia da un posto all'altro eseguendo il suo numero consistente nello spezzare una catena espandendo il torace. Ha comperato la ragazza e i suoi genitori e la usa come aiutante. Forte, crudele, sporco, vizioso tratta la ragazza orribilmente, la violenta, la picchia. La ragazza, da quando è stata consegnata a quest'uomo, sente che la sua vita non serve a nulla. Sebbene non ci sia amarezza nella sua tristezza e desolazione, si sente disperata e senza scopo. Fa amicizia con un'acrobata da circo e si lamenta con lui, ma quando il funambolo le propone di andare con lui, rifiuta, dicendo che se facesse questo, l'uomo non avrebbe più nessuno che lo sopporti. Allora il funambolo raccatta un sasso e dice che non può credere che la ragazza sia assolutamente inutile perché deve certo valere almeno quanto quel sasso. E il sasso, se non altro, esiste. Quando l'uomo uccide il funambolo sotto gli occhi della ragazza e sfugge alla giustizia. La ragazza si chiude in un mutismo interrotto solo da una specie di lamento. Non fa più niente, non mangia niente e quando è chiaro che non migliora, l'uomo la abbandona di nascosto sul ciglio di una strada, lasciandola al suo destino. Lei commenta, la paziente si era identificata con la ragazza, al tempo stesso ponendosi in contrasto con lei. Il girovago, con la sua crudeltà, la sua indifferenza e la sua brutalità, dava corpo alle sue fantasie su suo padre e in una certa misura su di me, ma ciò che l'aveva colpita di più era che per quanto disperata e infelice la ragazza non rifiutava di vivere, anche se la sua vita era orrenda, non accettava più di distruggere se stessa né cercava di deformare la sua semplicità. Dal punto di vista psichiatrico, oggettivo, si sarebbe potuto dire che si era in presenza di un arresto del deterioramento schizofrenico. Da un punto di vista esistenziale si poteva dire che la paziente aveva rinunciato ai tentativi di uccidersi. Ora vedeva come la sua vita fosse diventata un tentativo sistematico di distruggere la propria identità per diventare nessuno. E a questo punto non può non sorgere una domanda vertiginosa. Che cosa ha trasformato quell'apparentemente inarrestabile sviluppo traumatico che stava travolgendo l'esistenza di Maria? Non siamo a un convegno di psicoanalisi. Stiamo presentando il bel libro di Vittorio Lingiardi, Al cinema con lo psicoanalista. E allora andiamo al cinema e sogniamo. Lei stesso sembra aver scritto un caso clinico nel modo in cui si scrive una sceneggiatura cinematografica. Riusciamo a vedere Maria con la sua aria disordinata ed evanescente, un piccolo elfo perso nel mondo che cammina senza direzione in punta di piedi, si sta dissolvendo, che cosa la riporta alla vita? Nella mia immaginazione è stato il funambolo, il funambolo analista, o come direbbe Ogden, il terzo analitico intersoggettivo creato dalla relazione tra Maria e il suo terapeuta, o ancora... È stato il cinema funambolo, il sogno funambolo che ha restituito Maria a se stessa e l'ha reinserita nella sua meità, l'ha vista, l'ha rispecchiata nella sua bellezza, nella bellezza della sua semplicità e l'ha fatto sentire di esistere. Perché se ha senso la vita di un sasso, ancora più senso la vita di un essere umano. Sono allora ancora più grato a Vittorio Lingiardi. Perché attraverso il suo libro ci ha fatto affacciare su questa funambolicità del cinema, ma anche sulla funambolicità della psicoanalisi e soprattutto sulla funambolicità sublime del suo essere un poeta. Grazie. Grazie, Mauro, per. Questa lettura devo dirti che mi ha commosso e grazie naturalmente a Ivan a Palazzo Ducale e alle amiche della Scuola di Psicoterapia Comparata per questa occasione di incontro e di dialogo su due cose che amiamo tutti molto, il cinema e la psicoanalisi. Ascoltandoti Mauro, mi è, eh, ho capito una cosa che non avevo messo a fuoco quando dicono che gli psicoanalisti servono a integrare le scissioni. Grazie, Dai, ti, do ti dovrei pagare la seduta, perché mi hai fatto capire che c'è un legame dentro di me più profondo di quello che io avessi colto tra due, eh, due lavori che ho fatto recentemente, che sono uno Mindscapes e l'altro questa raccolta di, di scritti sul cinema, i miei tributi settimanali, al, al mito del cinema. E, eh, tutto è partito ascoltando l'inizio della tua relazione su, su, con le immagini di Turner. E curiosamente, quando io ho iniziato a scrivere Mindscapes, che è un libro in cui ho cercato di raccontare tra l'altro per scrivere Mindscape il, il, il lavoro di, di, sia di Bodei sia di Civitarese sul Sublime mi è stato di grande aiuto. A un certo punto però io sono partito dalla, dalle cartoline, dal fatto che fin da quando sono piccolo eh, vado a vedere una mostra, vado in un museo e prendo, compro delle cartoline e di solito sono cartoline di paesaggi e nel libro proprio scrivevo «Le mie bufere di Turner» Quindi in qualche modo tutte tien, eh, e poi non so bene dove finiscano queste cartoline. Un po' in un cassetto, un po' dentro un libro, qualcuna la, la appoggio sulla mensola della libreria, altre le uso per scrivere un biglietto d'auguri quando una persona cara fa un compleanno e glielo metto insieme in regalo. Però, insomma, è un modo per dire che tutto nasce dalle immagini e dal modo in cui le immagini lavorano dentro di noi producendo emozioni, producendo legami, producendo memoria e, eh, e sono per me, in questo senso ho voluto richiamare il lavoro Mindscape, sono qualche cosa che al tempo stesso troviamo là fuori, come i paesaggi, come le cartoline, come i quadri. A questo punto posso dire come i film, ma anche sono già dentro: sono già dentro perché le aspettavamo e perché mentre le aspettavamo, le costruivamo e quindi il nostro incontro con un'immagine, quando è un incontro di, di pienezza e di bellezza proprio nella dimensione che ricordavi anche del conflitto estetico, perché il conflitto estetico appunto è l'impatto tra. L'aspetto esteriore della bellezza materna che è fruibile dai sensi, però anche il suo interno enigmatico, che deve essere costruito da un'immaginazione creativa, che è quella del bambino. E tra l'altro, è importante, è interessante che Meltzer usi proprio quel termine enigmatico che poi la Planche userà per parlare dell'esistenza del volto materno come un luogo. Dove le emozioni passano come ombre delle nuvole nel paesaggio. Quindi il volto materno è il primo paesaggio. Ecco, e quindi questa esperienza di raccontare il cinema a partire dalle emozioni, appunto, non precostituite da una metapsicologia o da una interpretazione già formata sul libro prima che sulla vita è un grandissimo aiuto a cogliere anche questi due modi diversi ma uguali che caratterizzano un po' forse il mio stare al mondo e quindi anche il mio scrivere i libri, cioè trovare le immagini che contemporaneamente invento e scopro e questo consente alla fine di entrare in una relazione con me stesso, una relazione di conoscenza. Che è una relazione anche poetica. E, ed è assolutamente così. Quando ricordavi che per me al cinema con lo psicoanalista non è l'interpretazione uh, psicoanalitica del, dell'edipo bergmaniano, piuttosto che uh, delle tematiche che possiamo interpretare. Io lascio che siano le storie e le immagini a tirar fuori da me i contenuti e i ricordi. E per esempio per me il ricordo del cinema è un ricordo anche molto materno perché io ricordo quando ero piccolo che era la mamma che mi portava al cinema e, e, e a questo punto faccio, faccio fare alle storie quello che è credo il loro compito principale. Il compito delle storie è farci vivere. E darci un'identità e darci una memoria e darci anche una possibilità di inventare dei finali inventare delle 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 altre storie e, e in questo c'è una somiglianza anche nel nostro modo di fare eh, gli psicoanalisti perché il nostro modo di fare gli psicoanalisti è di ascoltare le storie e anche di immaginarle mentre qualcuno le racconta. E sono storie che potremmo immaginare un po' anche come Woody Allen ci racconta la rosa purpurea del Cairo, dove ovviamente tutto è già scritto, nessuno può cambiare i finali di un film come nessuno può cambiare le anamnesi dei pazienti. Però esiste nell'ascoltarle e nel raccontarle una permeabilità, che è la permeabilità creativa delle relazioni, che ci consente di entrare e uscire nel rispetto della realtà, ma anche nell'omaggio alla costruzione condivisa di questa storia: proprio di entrare e uscire come succede ai personaggi della rosa purpurea del Cairo. E. Eh, in questo senso eh, ho voluto iniziare eh, questo, questa raccolta al cinema con lo psicoanalista proprio raccontando due fatti. Uno che è il, il, la materia di cui parlavi tu citando Prospero, che è noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e i film sono fatti della stessa sostanza dei sogni. E quindi c'è un legame onirico molto suggestivo. Mi ha molto colpito facendo così, insomma, una pic delle piccole ricerche per scrivere una, una parte introduttiva al libro, quante volte da Buñuel a, lo ricordavi tu stesso, a Bergman e soprattutto anche a Fellini, Uh, i, i, grandi, I grandi maestri del cinema abbiano eh, non parliamo di Kubrick, non parliamo di Bernardo Bertolucci. I grandi maestri del cinema hanno sempre utilizzato la metafora del sogno per parlare del loro lavoro eh, di registi. E, eh, e Fellini diceva addirittura che quando gli chiedevano maestro che cos'è il cinema per lei, e lui diceva: Ma il cinema è entrare in una sala. È chiudere gli occhi e addormentarsi, perché a quel punto si spalanca il mondo del sogno, che è un mondo che precede, e quello è il modo in cui lui racconta la sua storia. E tra l'altro, La strada è un film di Fellini. Eh, il, 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 il racconto di qualche cosa che tocca l'inconscio come laboratorio e anche la memoria dell'inconscio in un modo che supera il controllo della coscienza e quindi passa a palpebre chiuse, se, permette, se mi permettete questo paradosso, dovendo ovviamente invece tenerli aperti gli occhi per guardare un film. L'altra cosa che mi ha molto colpito e molto toccato della tua relazione è come la, la seconda parte... Raccontasse come il cinema può uh, salvare per certi aspetti il nostro mondo psichico proprio perché il mondo, il mondo della, della psiche soffre se non ha una possibilità di narrazione e se non ha una possibilità di essere immaginato. Uh, Godard diceva una cosa che io trovo bellissima: diceva che. Quando, il cine, quando una, un film arriva sulla pellicola ed è proiettato sullo schermo, il lavoro del regista è finito e il film è morto. E rinasce, si rianima perché c'è uno spettatore che lo guarda. Ecco, in qualche modo il racconto che tu hai fatto della paziente Maria... E il, il rapporto che lei ha avuto di intensità con questo film, le possibilità di identificazione, la composizione e la scomposizione degli oggetti interni che compongono delle storie anche drammatiche, acquistano senso perché c'è questa condivisione. Qualcosa è sul punto di finire il suo significato, il suo ciclo, e rinasce perché c'è qualcun altro che lo raccoglie in termini di ascolto, in termini di riconoscimento, in termini di attribuzione dei propri affetti e delle proprie emozioni ai personaggi di un film. Perché l'altra cosa, secondo me, che mi aiuta a scrivere le mie piccole, le mie piccole offerte settimanali al cinema, è dare il mio eh, contributo emotivo alle storie che vedo raccontate, certamente non per parassitare la genialità, la bellezza di un racconto, ma per cercare di capire che significato può acquistare per me quella storia e in che modo questa operazione, che è anche un po' un'operazione di reverie, può essere trasmessa a chi poi legge quello che mi succede dopo la visione di un film. Ehm. Ho utilizzato il mito di Eros e Psiche perché è un mito nel, nel, nello scrivere le note introduttive di questo libro, perché è un mito che tiene, secondo me, insieme molti elementi dell'esperienza cinematografica. Eh, intanto la luce e il buio, lo ricordo brevemente: Psiche è una ragazza eh, che eh, è innamorata di Eros. Ma Eros non può palesarsi naturalmente a lei per la sua essenza divina, e, e quindi va a trovarla soltanto di notte nel buio, con l'accordo di vedersi nella più totale oscurità. Naturalmente Psiche, che è preda di questo suo grande amore, muore dalla voglia di vedere com'è il volto di Eros e una, una sera accende un lume e proprio nel momento in cui illumina il volto di Eros, cade una goccia di cera sulla spalla di questo giovane, che è l'amore, e, e lui scappa, scappa perché è stato visto e scappa perché è stato per l'incandescenza di questa visione. Naturalmente eh, Psyche perde il suo compagno. E si dispera e inizia ad attraversare un numero infinito di prove prove di dolore prove di malattia prove di perdita anche la prova della discesa nel regno dei morti e a un certo punto dopo tutte queste prove dolorosissime che sono anche tutti i racconti che il cinema produce nelle sue infinite narrazioni ecco che succede qualche cosa, c'è cioè un intervento, gli dei si accordano per riuscire a rimediare a questa eh, infrazione della regola del buio e tutti si ritrovano in un enorme banchetto e io appena eh, penso a questa bellissima scena del mito in cui tutti gli dei si raccolgono per celebrare in fondo l'amore di Eros e Psiche che sono le due grandi forze che muovono noi, il nostro lavoro la nostra vita e la nostra passione per il cinema, lo immagino proprio come la scena finale di Otto e mezzo, che secondo me è la scena più bella che racconta lo stupore e la bellezza del cinema, quando tutti gli attori, eh, le comparse, i macchinisti scendono da questa scala feliniana con la meravigliosa colonna sonora di rota e compongono una specie di infinito girotondo della vita che è proprio l'unica cosa che può contenere, raccontare e trasmettere il dolore e l'inevitabilità dell'amore e della psiche nel momento in cui si perdono e si ritrovano. Ecco, dicevo tutto questo perché io credo che eh, nella, nella, nel, nel modo di guardare il cinema c'è sempre bisogno di una specie di passione mitologica, c'è sempre bisogno di un riferimento e qui capisco... In che senso citavi la, la, la questione del sublime? Cioè, il sublime è, è, non, è, non è la bellezza, il sublime. Il sublime è la bellezza che, appunto, rilchianamente è l'avamposto la, 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 del tremendo, ma anche del mistero. E anche di qualche cosa che, nel momento in cui ti consola per la sua infinita bellezza, ti colpisce anche perché, per il turbamento e per l'ignoto, che è l'enigma appunto, nel serianamente, che, che porta con sé. Ecco, io credo che questa possibilità di guardare il film nasce proprio dalla potenza delle immagini e dalla potenza che hanno le immagini nel costruire poi il nostro apparato per pensare. E. e L'ultima cosa che vorrei dire, poi ti ripasso, ti ripasso il pallino, è che in questo momento le sale sono tutte chiuse. Abbiamo perso da una parte la, la ritualità dell'esperienza del cinema, perché una cosa che io voglio ricordare... E in questo sono inevitabilmente un figlio del secolo scorso, perché nel secolo scorso non c'era l'home video. È come, come è stato formativo e come è stato, diciamo, intenso per la mia immaginazione stare nelle sale da solo, rannicchiato a volte sulle poltrone più scomode o spaparanzato altre volte sulle, sulle poltrone più comode. E, e essere però insieme a tantissime altre persone in un rapporto in cui si celebrava una ritualità collettiva che aveva momenti di grande silenzio e di grande commozione aveva anche momenti di contrasto perché tutti noi ricordiamo l'esperienza al cinema di dire a quello seduto davanti di abbassarsi o di dire di quello che si alzava, a quello che si alzava durante i titoli di testa eh, o di titoli di coda shh, perché volevi goderti anche le scritte, e i e della, per esempio andare a vedere quali erano le musiche, quali <sussurra> erano le location. Ecco, quindi questa immersione nel buio della sala insieme a tante altre persone è una cosa che abbiamo perduto. Un po' l'abbiamo perduta prima del Covid, perché la possibilità di vedere comodamente il cinema a casa è arrivata prima del covid, un po' l'abbiamo perduta perché oggi c'è un nuovo cinema, io non voglio assolutamente dire che non è cinema, ma è un altro cinema, quello delle serie, è un cinema che agisce su una tempistica della visione che è diversa da quella che abbiamo imparato con anche dei film lunghissimi, Fanny Alexander nasce, Iberman nasce per la televisione, però era un corpus in qualche modo unico e non giocato sulla Addiction alla puntata successiva, però devo anche riconoscere che abbiamo visto e vediamo delle serie molto belle, delle serie che non sono soltanto appunto un po' un consumo compulsivo dell'emozione di che cosa succederà la prossima puntata, ma sono davvero anche delle opere di cinema, secondo me, compiute e molto, molto interessanti. Però voglio ricordare, appunto Fellini diceva... Il cinema per noi era stare uomini e donne molto piccoli e guardare i faccioni sullo schermo di miti che erano irraggiungibili. Ora il, lo schermo è come, come profetizzava Fellini tra il frigorifero e la libreria. Dobbiamo riuscire a trovare un modo di mantenere l'incanto e il rito della visione anche nello spazio domestico. A questo però devo anche dire che se non ci fosse stato lo spazio domestico del cinema, le, la mia quarantena e il mio lockdown sarebbe sicuramente stato peggiore e penso anche quello di molti altri. Per cui il cinema con le sue storie, anche nei momenti più difficili, ti viene sempre in soccorso. E per esempio, e qui mi fermo, guardando la finestra sul cortile di Hitchcock, ho capito che la finestra era il luogo cruciale di tutta l'esperienza che stavamo vivendo, intanto per le sue tre posizioni psichiche, essere aperta, chiusa e socchiusa, intanto perché era la possibilità di proteggerci guardando fuori anche e quindi non era solo una situazione di claustrum, ma era anche una situazione di sguardo, di apertura e di visione. Ma soprattutto perché, come accade a James Stewart nel meraviglioso capolavoro di Hitchcock, è guardando fuori che James Stewart ha imparato a guardarsi dentro. E quindi il cinema alla fine è anche lui una finestra. E grazie per avermi regalato questa bellissima uh, fine di pomeriggio insieme a parlare della cosa che amo di più. Facciamo applausi virtuali, dato che il pubblico non c'è. Ma, ma, volevo solo riprendere alcune delle tantissime suggestioni no, che, 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 che mi hanno comunicato le cose che, che hai detto. Eh, eh, io avevo pensato al tuo libro Mindscapes eh, come a un libro cinematografico, assolutamente cinematografico. Eh, accanto ai riferimenti a, a quello che io ritengo un pittore cinematografico come Turner, no? eh, lì ti occupavi di, 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 di paesaggi interiori, no? di, 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 eh, di come si compongono no? questi paesaggi cinematografici interiori, qui ti sei occupato dei, dei, dei paesaggi no? che, che, che crea il cinema, dei paesaggi emotivi, dei diversi paesaggi emotivi suddivisi eh, anche con questa bellissima scelta... No? Ariostesca. In queste stanze ariostesche, sì, assolutamente. No, e, e mi è piaciuto anche il fatto che hai dato così la possibilità a ogni lettore no? di, 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 di comporre a sua volta delle sue stanze o, o, o di integrare no, eh, con, con, con altri film della sua vita eh, le, le, le stanze che, che, che tu presentavi. No? Eh, 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 anche questa scelta no, è assolutamente, assolutamente suggestiva e anche il fatto che tu parta da eh, eh, questi veramente piccoli cammei sul cinema no? che fai per questa rubrica, no? che non sono solo dei cammei sul cinema, io penso che siano anche un modo di mostrare no? mm? eh, un certo modo di lavorare psicoanaliticamente, mm? perché se come dicevi il cinema è... Il film, no? Ah, anche lui è fatto della stessa sostanza dei sogni, no? Come dovremmo essere fatti noi. È vero che forse oggi nelle nostre stanze d'analisi più che interpretare i sogni, sogniamo i sogni. Esatto. E, e, e sogniamo i sogni dei nostri pazienti. E, e a loro volta i nostri pazienti sognano con noi i sogni che loro sogniamo dei loro sogni. Mm. E, e, e mi sembra che anche questi tuoi lavori su Repubblica no, siano proprio questa cosa. No? Eh, tu non interpreti il film, lo sogni. Mm. Parli del tuo sogno eh, sul film, eh, o meglio, del sogno che ha creato il film che hai visto mm. Mm. in, eh, eh, in questa espansione dell'onirico. Mm. Se siete d'accordo, quindi visto che mi sembra che il tempo a nostra disposizione sta per scadere, mi piacerebbe che ci salutassimo. Io vi volevo leggere l'ultimo sogno sul film, quello che uscirà venerdì prossimo e che mh, mi faceva piacere condividere con voi. Ivan, siete d'accordo che il, mi avevate detto che era uno, attorno a un'oretta, giusto? Direi di sì. Ok, allora proprio per, per eh, come dire, tenere ancora di più in braccio questa, questa condivisione con Mauro Manica del dell'idea che insomma i film alla fine sono i sogni, e sono i sogni di qualcuno che ci aiuta a sognare quei sogni, le ultime 7-8 eh, rubriche del mio psico sono state dedicate a. Film che contengono la sequenza di un sogno. Sono partito da Cattone di Pierpaolo Pasolini e ne ho raccontate altri, e ovviamente sono andato, diciamo così, un po' nel repertorio dei grandi film. Volevo trovare dei grandi film che avessero la sequenza di un sogno. Quindi, dopo A Cattone ho fatto Aurora di Murnau, poi ho fatto Vertigo di Hitchcock, poi ho fatto Il castello di Vogelod, ancora di Murnau. E quello che uscirà la prossima settimana è La donna del ritratto, un bellissimo film di Fritz Lang del 1944. E, e poi naturalmente a un certo punto arriverà anche il posto delle fragole perché il sogno del medico è indimenticabile. Ecco, quest'ultimo sogno sognato eh, dirà così. A chi non l'ha visto non mi sento di rovinare questo gioiello di Fritz Lang rivelando qual è la sequenza del sogno. Non me lo perdonereste. Ma volendo parlare di sogni nel cinema è impossibile ignorare La donna del ritratto, The Woman in the Window, anno 1944, accessibilissimo su YouTube. Fin dai titoli, originale e in versione italiana, gli specchi si moltiplicano. La tela del ritratto ma anche la vetrina, The Window, dove è esposto il ritratto e naturalmente la macchina da presa che ritrae la donna ritratta. Rifrazioni che rendono visibile l'invisibile, cioè l'inconscio onirico che è il vero protagonista del film. Dopo aver accompagnato alla stazione moglie e figli in partenza per le vacanze, Richard Wanley, criminologo e professore di mezza età, raggiunge gli amici per una serata al club strada facendo, rimane colpito dal dipinto di una donna che fa mostra di sé nella vetrina di un negozio. Imprevedibilmente la donna si materializza alle sue spalle e con lei prende corpo un superbo noir, un delitto, l'inchiesta giudiziaria, molte tracce. Inquadrature nude di oggetti totemici, la cui icasticità in bianco e nero enfatizza il tumulto emotivo dei personaggi. Noi spettatori sappiamo già chi è l'assassino, eppure gli indizi, le impronte dei pneumatici, una ferita alla mano, la stoffa di un abito impigliata nel filo spinato, ci fanno ogni volta sussultare, come se la macchina da presa continuasse a girare il dito nella piaga, cioè nelle fantasie e nei fantasmi di un signore per bene, nel riflesso dei segreti che tutti nascondiamo e che il demone degli incubi è così bravo a stanare. Le scritte in sovraimpressione del vecchio trailer annunciano in chiave pop l'eterno schema analitico desiderio, tentazione, trasgressione, colpa. E recitano così: lo sguardo negli occhi di una donna, la solitudine nel cuore di un uomo infiammano un'avventura pericolosa, che è sempre l'avventura del cinema. Ecco, questo è il mio ultimo psycho su un capolavoro degli anni 40. Il, la bellezza del cinema è anche quella di avere una storia inesauribile e anche nella serata più solitaria e casalinga, oggi poi ci sono tante piattaforme a disposizione, c'è sempre un meraviglioso film che ancora meglio di un meraviglioso amante ci viene a trovare e trascorre con noi due ore indimenticabili Grazie Mauro e grazie Ivan per, per questa serata, per questo fine, fine pomeriggio e spero che mi seguiate. Con i miei psycho sul venerdì. <ride> Grazie a te per questo regalo in anticipo. Sì, ti ringrazio, ti ringraziamo molto, davvero. E ringrazio di nuovo Palazzo Ducale, e ringrazio Mauro, ringrazio Vittorio. Peccato non avere più tempo perché l'argomento sicuramente è abbastanza inesauribile, quello dei, del cinema, dei film. Eh, speriamo di vederci presto a porte aperte con un numeroso pubblico vero e reale, oltre che quello sul web che, che sarà sicuramente numeroso anche questa volta. Potremmo fare delle bellissime rassegne in sala, spero tanto, l'anno prossimo, in sì. una bella sala genovese. Molto volentieri, sì. molto volentieri. Buona allora. serata. Grazie ancora, grazie, allora. arrivederci. arrivederci. A presto. A presto.